Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Crypto Game. Eccoci qui con un nuovo episodio della serie di Euro Truck Simulator 2. Allora signori, come vedete c'è una qualche novità che incombe, ovvero abbiamo aggiornato brutalmente in estetica il nostro camion, che adesso vi faccio vedere anche funzionante, così possiamo godere un po' delle funzioni per intero. Allora però aspettate, per poter settare le luci, allora luci frontali ausiliari, eccole qua, che ne dite? Non capisco perché quelle sul tetto non si accendano in realtà. Un attimo, fatemi vedere magari. Ah, perché c'è accessori sul tetto, eccolo qui. Ale, pronti? Sì ragazzi, allora ho deciso che questi qua saranno i colori della nostra flotta, per cui i prossimi rimorchi, i prossimi camion li cercheremo di fare circa tutti quanti di questo colore, in modo da dare coerenza alla nostra azienda, diciamo così. Gli ho aggiornato il motore, per cui è un motore che spinge di più. Gli ho aggiornato anche il cambio, abbiamo un cambio che è veramente arrogante adesso. E va bene, allora ragazzi, detto ciò, io direi che ci possiamo subito buttare un po', non dico all'avventura perché non è il caso, signori, ci buttiamo al lavoro, all'opera. Allora, guardiamo le offerte di lavoro disponibili, lavoro autonomo ovviamente, vi ricordo che siamo ancora a Linz in Austria. Allora, avremo un viaggio verso la Bulgaria, però signori, questo è veramente lungo, 1360 chilometri. Altrimenti sempre Bulgaria. Potremmo tornare in Francia, che sono un po' meno chilometri. Abbiamo Genova. Altrimenti abbiamo la Repubblica Ceca, Germania. Io direi che potremmo in realtà andare o Strasburgo. No, ma questo... Allora, sono due con destinazione Strasburgo. Beh, in realtà non è che ci guadagniamo molto, è quello lì il problema principale. Cioè, almeno in relazione agli altri, eh. O se no, ragazzi, ce la facciamo in Bulgaria. Al massimo vi spezzo il viaggio in due parti, che dite? Tanto ci abbiamo anche un camion che è abbastanza arrogante, quindi in realtà ci potrebbe anche stare. Allora, abbiamo come possibilità di trasporto turbine, dettagli per... turbine a vento, ok, altrimenti del carburante. Signori, che dite? Il carburante ci sta, dai, che ci facciamo il viaggio con l'autocisterna. Pronti, signori, pronti, che andiamo al carico, andiamo. Allora, accendiamo tutto quello che possiamo accendere. A sinistra. Io spero di ricordarmi, è un po' che non gioco francamente a Euro Truck Simulator. Siamo sempre con il nostro Logitech G29 e con il suo bellissimo cambio. Tenersi a sinistra e voltare a sinistra. Attenzione, tanto piove che Dio la manda, quindi forse è meglio voltare a sinistra, aumentare un po' la velocità del tergicristallo. Occhio. Qua vogliamo fare un po' gli abusivi, però vedete, tanto ci fanno anche passare. Ale, tenersi a sinistra e poi voltare a sinistra. Allora, qua dobbiamo già voltare a sinistra. Okay. Finalmente, okay. Siamo arrivati. Ale, bene così, pronti per il carico, signori. Allora, vediamo che cos'è che abbiamo, se c'è ancora questo trasporto, perché sapete, a volte comunque le cose cambiano, in realtà no, c'è ancora, quindi perfetto. Ok, andiamo. Vai che ce ne andiamo in Bulgaria, signori. Guardate quanto spinge questo motore. Ale, facciamo manovra un po' aggressiva. Adesso via di retro. Faremo dei danni assurdi, signori, con questo motore. Ve lo dico già. Preparatevi. Ecco, possiamo partire. Ale, via che andiamo. Dai, è così, grandissimi. Allora, mi piacerebbe portarveli un po' più regolarmente, in realtà, signori. Il video di...
Euro Truck Simulator. A sinistra. Ocio. Però è che abbiamo molte serie al momento in corso d'opera e molte altre che vogliamo anche iniziare, tipo Assassin's Creed Syndicate, ma insomma aspettiamo ancora un attimo. Guardate quanto tira, signori, questo motore. È una figata. Allora, io qua me la farei contromano, perché questi qua stanno a cincischiare. Tenersi a destra e poi voltare a destra. Attenzione che qua dobbiamo fare la svolta aggressiva. Voltare a destra. Via così, grandissimo, grandissimo. All'esterno, signori! Allora, purtroppo non sono ancora riuscito a risalire verso la Scandinavia, perché come vedete i contratti non sono neanche a nostro favore. Chissà, magari dalla Bulgaria troviamo qualcosa di utile. Continuare dritto. Guardate, andate, ragazzi, in undicesima si affonda il gas. Se affondo il gas facciamo dei danni. Ale. Sì, considerate che sto andando alla metà del gas, sulla mia pedaliera, perché altrimenti con questo motore veramente voliamo via. Guardate che roba, si affonda. Una Ferrari, signori. E poi volendo potrei passare anche le marce pari, mi basterebbe fare tipo a lei che siamo in dodicesima. E adesso giriamo con le marce pari, insomma. Andare qui. Ah, ma qua un po' di spinta adesso la prendiamo, eh. Eh sì, un po' di spinta qua è doverosa. Attenzione. Allora, che non voglio esagerare, perché so che questo motore può superare i 170 km/h, come ridere. Dato che abbiamo un'auto cisterna dietro, insomma, non è che sia proprio il massimo dell'igiene decollare. Occhio, occhio. Cazzo. E se ne va. Signori, è pesante il rimorchio, è pesante. Ok, signori, siamo di nuovo in marcia. Cerchiamo di non fare altri danni. Devo dire che il fatto di trasportare la cisterna rende molto più ingestibile il mezzo. Poi comunque considerate che sta anche piovendo, quindi insomma non abbiamo nessun dettaglio a nostro favore. Detta come vuol detta, quindi in curva cerchiamo di andarci con un po' più di calma, altrimenti qua tiriamo dritto. Allora, in realtà la dodicesima non è l'ultima marcia, ma scopriremo che ne abbiamo di più, con calma. Mamma mia, signori, è ingestibile il camion, è assolutamente ingestibile. Comunque l'abbiamo potenziato sotto molti aspetti, abbiamo aumentato anche gli assi di traino delle ruote. Ora abbiamo più ruote che ci permettono di essere aggressivi con i carichi pesanti. E sti cazzi. Piano piano comunque, come detto, signori, cazzo, mamma mia, la curva al limite. Cercheremo di acquistare anche altri mezzi. Adesso io ho voluto un attimo potenziare l'esasperazione del mio, anche perché prima era effettivamente molto brutto. Invece adesso almeno ha il suo perché. Infatti vedete che abbiamo anche messo su la sfera poké come ciondolo pendente. Insomma, anche tutto l'interno è stato abbastanza riarredato. Non l'ho ancora fatto vedere, in effetti, però andare qui. Qualcosina dentro gliel'abbiamo messo, se vedete, guardate, un po' una rapida senza scrociarci. Ci abbiamo la pizza, ci abbiamo, insomma, perché qua lo usiamo per fare tante cose, non soltanto guidare il nostro camion. Insomma, è la nostra abitazione mobile, insomma. E che volete, che non ci sia la pizza? E certo.
Allora, a questo punto continuiamo con una certa difficoltà. Destinazione Bulgaria. Ma possiamo provare ad affondare un pochino, che dite? Andare per... Guardate quanto stiamo andando forte, signori! Mamma mia! Qua ci scrociamo male di sicuro! Frena, frena, frena! Calma! Stava agitando il nostro camionista! Anche io, avete sentito che mi sono messo un attimo in silenzio perché non sapevo se saremmo morti oppure saremmo riusciti a rimanere in vita a quella velocità, eppure ce l'abbiamo fatta, dai, con calma. Comunque vedete, adesso abbiamo dei rapporti molto più lunghi, credo che... perché non mi ricordo sinceramente così a memoria, ma dovrei aver messo su il 22 rapporti. Ogni tanto bisogna anche fare la doppietta quando non ci prende la marcia, un movimento tecnico-tattico tra acceleratore e frizione, in modo da avere l'innesco della marcia più reattivo sul cambio. Allora, qua siamo in corsia dei box, come vedete, qua c'è il raccordo che ci porta all'uscita della pista per noi, cioè l'autostrada. Andare per... Siamo arrivati a Vienna, precisamente. Noi stiamo andando veramente alla rotatoria, prendere la puntina di gas. Attenzione, attenzione. Uscire adesso. Ci buttiamo. Andare qui. Occhio. Ma si buttano. Dai, dai, andate così, destra, sinistra, allungante. Ok, signori, adesso è diventata una sfida giocare a sto gioco, perché da simulatore qual era, sta diventando un gioco di corsi in trasporti. Insomma, ci sta, però, ci sta. Ci può divertire, ci può divertire. Altrimenti che criminali saremmo della strada, scusate. Senza un minimo di aggressività nel motore. Continuare dritto. Andare dritto. Occhio. Allora, non le tireremo mai tutte le marce, proprio se lo volete sapere, però già che con queste facciamo una velocità abbastanza importante, tutto sommato, quindi anche se non le tiriamo tutte tutte ci accontentiamo, che dite? Allora, sinceramente non penso che riusciremo a fare tutto questo viaggio in questo episodio, eh. Io sto provando ad andare a velocità assolutamente fuori dal normale, però la strada è parecchio lunga. E comunque ogni tanto bisogna rallentare, signori, altrimenti ci scrociamo. E altrimenti non ci mettiamo più poco, ma ci mettiamo una vita intera, perché dobbiamo fare anche degli altri caricamenti, penso, se mi scrocio. Tanto attenzione, che questa è una bella stretta, sento il camion che se ne va sotto al volante, attenzione! Ma perché il rimorchio è pesante, ci porta all'esterno parecchio, parecchio. Ogni tanto ci abbiamo qualche lanta paura, ma continuo a non capire che cosa sia. Considerate che ho il conteggio. Continua, ho il conteggio del frame rate del mio
diciamo, software di registrazione che mi segna un 60 fps stabili, non si muovono da 60, eppure ogni tanto mi fa questa è laggata, la paura è inspiegabile. Comunque, recuperiamo un po' di velocità in questa fase un po' mista. Attenzione, l'interno, grande così, occhio, madonna il pelo, rallenta, balà che qua si stringe. Mamma mia, il rischio, signori, il rischio, ma ci piace così. Allora, alla faccia dell'autostrada comunque, cioè, più che un'autostrada, è niente. Non importa, troverò un nuovo percorso. Ok, signori, vi stavo dicendo, dopo il danno enorme, che questa qua più che un'autostrada... sembra una stradina di campagna dalla numerosità delle curve. E comunque dobbiamo cercare di non fare altri ribaltamenti, altrimenti veramente non arriviamo assolutamente più. Attenzione. Qua signori è meglio rallentare di brutto, perché insomma ne passiamo di brutti momenti altrimenti. Però scusate, qua c'è una certa lentezza da parte di tutti quanti, eh. Quindi destreggiamoci un po' a destra, a sinistra e via. Così, grande. Ale, ale, grandissimi. Tra l'altro l'autocisterna che stiamo trasportando, cioè il rimorchio cisterna che stiamo trasportando, è della Esso, quindi anche le marche, come vi dicevo nei primi episodi, abbiamo installato una mod con i marchi originali della vita reale, i non fittizi creati dagli sviluppatori del gioco, insomma. Comunque guardate che figata l'ambiente qua attorno, con le pianure, le pale eoliche. Stiamo cambiando un po' l'atmosfera da quella che era alpina dell'Austria a una più pianeggiante. Attenzione, rallentiamo qua. Occhio che qua la curva è brutta ed è bene rallentare, altrimenti finiamo male. Occhio qua. Anche questa è una brutta curva verso destra. E in fondo ne avremo una ancora più brutta, signori. Staccata, mazza che frenata che abbiamo tirato. Dovevamo anche andare un po' più leggeri col freno. Però il pedale dell'acceleratore invece ce ne abbiamo bello pesante, perché quando si tratta di accelerare vogliamo via. Andare dritto. Via così, signori, via, di velocità. Facciamoci sentire che passiamo. Attenzione, staccata all'interno. Sbagliando marcia. Ok, scusate, un attimo di panico con le marce, perché comunque, come vedete, è abbastanza complesso qua la manovra su volante. Ok,
intanto qua stiamo attraversando un fiume decisamente grande. Penso sia tipo il Danubio per passare da queste zone. O almeno con questa portata d'acqua probabilmente. Piano. Tenersi a destra. Occhio che qua dobbiamo uscire. Allora, questo forse lo infiliamo anche. Ok, bene così. Uscire a destra. Rallentiamo di brutto che altrimenti qua facciamo un macello, eh. Ale. Siamo al limite della tenuta, eh. Sentite che rumore che fanno tutti i giuti del nostro mezzo. Allora qua l'unica a buttarsi. Ok, grandissimo così. Ho avuto un momento di apnea, ragazzi, perché quando passo agli incroci in quel modo, insomma, mi viene a meno il fiato dall'ansia. Comunque, tutto è bene quello che finisce bene. Andare qui. Peccato solo che le autostrade non ci permettono di lanciarci veramente come vorremmo noi, perché a quel punto forse ve l'avrei anche potuto portare tutto in un solo episodio, ma qua la situazione è più lenta del previsto. Come detto, la mappa dell'Italia è una delle mappe più veloci, perché effettivamente abbiamo le autostrade più dritte forse rispetto all'estero. Non lo so, non lo so, è strano perché noi comunque abbiamo anche tutto l'Appennino, quindi è una zona abbastanza tortuosa nel centro-nord, insomma. Via così, signori, di velocità, di gran carriera. Vediamo di recuperare qualcosina sulla tabella di marcia. Qua è meglio provare all'esterno, anche se è stretto. Cazzo! E niente. Ok, signori, siamo di nuovo circa in zona. Però gli imprevisti qua sono all'ordine del giorno. Come avete visto, dei lavori in corso su una corsia d'emergenza. Chi lo poteva sapere? Insomma, ci siamo schiantati contro il camion di fronte. Quindi, occhio qua, signori. Occhio, perché stiamo andando a velocità particolarmente sostenute. Abbiamo preso un po' di slancio. Volevo cercare di mantenere la velocità, ma queste curve mi spaventano. Visto il bruttissimo andazzo di questo episodio. Comunque, siamo ancora in marcia. Questo è l'importante. Occhio! Madonna, che pelo! Allora, qua abbiamo della spinta, quindi io rallenterei già da ora. Andiamo giù le marce. Proviamo, Occhio, Che è così, con una certa cattiveria. Grandissimi. Devi stare attenti a non fare dei danni atroci. Tenersi a destra. Occhio. Uscire a destra. Ok, abbiamo pagato il prestito. Frena. Ok, calma. Voltare a destra. Piano. Dai che ce la puoi fare, bravissimo. Ora curvalo. Occhio al rimorchio. Vai. B.
Bene ragazzi, io spero che comunque il gioco vi stia continuando a piacere, perché comunque siamo solo all'inizio, come dico ad ogni episodio. Questo qua lo porteremo avanti, ragazzi, per una vita intera. Tenersi a sinistra e poi puntare a sinistra. Ok, se riuscite a pronunciare il nome della città, fatemi sapere come si pronuncia. Voltare. Grazie. A sinistra. Occhio. Mamma mia, pelo pelo, signori. Mi ci stavo schiantando male. Ma scusi, ma si va avanti con il rosso, dai, che cos'è? Saluti. Scudiamo. Occhio, madonna mia, si tira dritto. Con questo rimorchio tira particolarmente dritto, il camioncino. Prepararsi a voltare a sinistra. Voltare a sinistra e poi continuare dritto. Allora, per voltare a sinistra bisogna sempre fare... andare dritto. Cazzo, un po' di criminalità. In questo modo. Abbiamo preso di sponda il palo, signori, ci ha aiutato a stringere un po' il raggio della curva. Comunque, ci piace così a noi, ci piace così, un po' rischiosa la guida. Guardate con che velocità giù per queste stradine improbabili. Occhio. Attenzione. Proviamo a fare un po' arrogante questa, grandissimi così. Ma perché abbiamo strada libera, signori, quindi possiamo a destra. Essere ancora più aggressivi. Allora, attenzione qua, con calma, facciamo finta di essere bravi. Ale, e via di nuovo. E via che riparte. Ho fatto una cambiata molto arrogante, perché ho fatto un sesto decima. Qua, insomma, il camion ci dà soddisfazione. Attenzione, criminale! Non vede che sta arrivando ai 150 km orari? No, cazzo! Ale, di rimbalzo. Vabbè, signori, allora, tutto sommato ci va anche bene fermarci così, perché i limiti della mappa non ci danno del danno, non ci fanno danno al camion, quindi ci sta, ci sta. Finché, però glielo facciamo noi in questo modo, vedete, è un po' più ignorante la cosa. Quindi alla fine ci sta a fermarci contro le barriere del limite del mondo. Perché è come fermarsi di botta contro un cuscino, insomma. Oddio. Nella realtà non sarebbe così, anche con un cuscino. Quindi non provateci. Ma finché nel gioco funziona così, sti cazzi. Allora, riprendiamo. Facciamoci sentire con i nostri clacson imbarazzati. Ale, attenzione. Tenersi a destra. Attenzione qua. Uscire a destra. Occhio. Madonna santa. Guardate questo branco di criminali. Uscire a destra. Ok. Andare dritto. Qua ci deve essere una sorta di dogana. Frena. Ok, con calma, perché sennò qua, ragazzi, ci schiantiamo. Prego. Stiamo arrivando, con calma. Vada, faccia pure tutti i check che deve fare. Ok, siamo puliti, hanno notato che siamo puliti. E che quindi possiamo passare. Allora, qua dobbiamo andare. Ok. Boh, non lo so, signori, io mi sto un po' buttando, del vero. Ah, qua abbiamo bypassato la pesa. Vediamo se ce la schiviamo.
Perché là c'era la pentola, non vorrei che ci multassero, ma in tal caso non ci interessa. Noi abbiamo una consegna da fare, dobbiamo arrivare in orario, siamo già in ritardo sulla nostra tabella di marcia personale. Occhio! Comunque ce l'abbiamo fatta, signori, abbiamo schivato la pesa, grandissimi! Via che si va! Smatti di questa 14ª! Grande! Abbiamo strada libera! Un evento raro! Occhio però! Occhio! Madonna santa! I rischi! Grande così, pulito, pulito! La spinta, signori, finalmente un po' di velocità. Attenzione, siamo quasi ai 200 km orari con un'auto cisterna trainata. Attenzione qua, un po' di panico all'interno. Piano, tenersi piano. A destra. Ok, basta. Uscire a destra. Ci siamo divertiti fin troppo. Abbiamo rischiato tantissimo. Ah, ci dobbiamo fermare uscire a far benzina, a signori. Ho perso completamente di vista questo dettaglio. Non indifferente, si potrebbe dire. Il prossimo distributore è bene che ci fermi. Che ci fermiamo. Se lo troviamo, dato che ci siamo appena ributtati in campagna. Occhio qua, signori. Alla rotatoria, prendere la seconda uscita. Ammazza l'aereo che ci ha volato sopra, che mi sa che era abbastanza basso, dato che abbiamo uscire visto la sua adesso. Ombra praticamente attaccata a noi. Signori, speriamo di arrivarci al distributore a questo punto, perché ha detto che la situazione è abbastanza drammatica. Abbastanza tanto. Io direi che una volta che siamo al distributore ci potremmo anche salutare qua ed eventualmente terminare il viaggio al prossimo episodio, in modo da, insomma, non fare un video lungo un chilometro e mezzo, mille ore. Alla rotatoria, prendere la seconda uscita. Ale. Comunque non vi preoccupate, che lo portiamo a termine, uscire magari adesso. Con un po' di fatica, ma ce la facciamo. Più che altro spero di arrivarci seriamente al distributore, perché insomma, la situazione è veramente brutta qua. Comunque ci proviamo. Vediamo cosa ci porta il vento. Guardate che figata, signori, il sistema di strade. Bellissimo, bellissimo. Curate nei minimi dettagli. Allora, non si vede un distributore neanche a pagarlo. Alla rotatoria, prendere la seconda uscita. Uscire adesso.
Signori, qua non c'è l'ombra di un distributore. Stiamo rischiando grossissimo. Siamo praticamente arrivati in Bulgaria. Però a questo punto andate. Allora là c'è una zona dove ci si può riposare, però non c'è. Ah no, c'è il distributore, zitti. Zitti, zitti, che forse ci arriviamo. Speriamo. Dovrebbe essere qui sulla sinistra. Un po' più avanti. Eccoci qua. Ale. Cioè, quindi lo facciamo qua, benzina. Ah sì, lo facciamo qua. E lo facciamo anche in modo abbastanza sbilenco. Ale. Quindi, ferma il motore. Riempilo. Va bene, allora ragazzi, per questo episodio di Euro Truck Simulator è tutto. Io spero che i video vi stiano continuando a piacere. Noi ci vedremo al prossimo appuntamento dove porteremo a termine il nostro incarico. Intanto, come sempre, vi chiedo di lasciare like, condividere il video se vi è piaciuto, iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto. E intanto un grazie e ciao da Clifford Game.